Abbiamo sbagliato, ragazzi, non sprecate la vostra vita, non bruciatela con delle cose assurde. Volete fare questa vita da sfigati? Orazio Polello, l'ex capo della Stiglia Gelese, assieme ad altri detenuti, si rivolge ai giovani e lo fa attraverso il docufilm Spes contra Spem, Liberi Dentro, presentato alla Biennale di Venezia alla presenza del ministro della Giustizia Andrea Orlando e al Festival del Cinema di Roma e ieri proiettato anche a Gela al Cineteatro Antidoto. Paolo soprannominato Anguilla, arrestato nel 1993 dopo 5 anni di latitanza, condannato all'ergastolo ostativo, e cioè fine pena mai, per 22 anni è stato in isolamento. Non è tutto negativo qui dentro. Il carcere, dice Paolello nel docufilm, ti toglie molto, però ti dà anche tanto. Ti dà la possibilità di capire, di guardare con un'altra prospettiva anche le piccole cose. Ti offre la possibilità di comprendere il senso della tua vita. Il regista del documentario è Ambrogio Crespi. L'uomo della pena, l'uomo che sta in carcere per espiare una pena, dopo tanto tempo, direi quasi naturalmente, diventa un uomo diverso da quello del delitto. Oggi Orazio Paolello non è l'Orazio di 23 o di 24 anni fa. È una persona che nel corso della sua pena ha riflettuto, ha preso coscienza dei danni, dei lutti che ha provocato e ha cercato negli ultimi anni di una sorta di conversione, non in termini religiosi, ma di convertire la sua vita nel tentativo di restituire, facendo del bene e riparare al male che ha provocato. L'Orazio Paolello di oggi è questa persona.